era questo. No. C'è da dire che su questi siti web cinesi puoi trovare accessori per la bici molto economici, ma addirittura alcuni sono anche geniali. Alcune cose che magari non ci pensi, sì, che potrebbero essere utili. E quindi? Quindi cosa? E quindi? Voglio fare un video in cui compro accessori cinesi su internet e poi li testo. Ne senti davvero il bisogno? Ne sento il bisogno, voglio rispondere a due domande: di che qualità sono e ne è valsa la pena? Ne è valsa la pena? Proviamo, Giorgione. Adesso compro, acquisto. Non so, sono soldi miei, Giorgione. Sì, sì. Tu stai qui con me. No, no, tu stai qui con me, che dopo devi vedere. Ti tiri sempre dentro in queste cose. Non ti preoccupare, Giorgione. Iniziamo la puntata. Adesso cerchiamo. Allora, Giorgione, io inizierei con il campanello, strumento utilissimo per tutti i ciclisti, sia che tu pedali su un ciclabile o su strada, ok? Tu usi il campanello. No, in teoria mi sembra che è anche obbligatorio, però, quindi potrebbe essere una cosa... È utilissimo, Giorgione, e qui abbiamo prezzi imbattibili. Allora, se sei afono magari quel giorno... No, senti, Giorgione, campanello elettronico, col suono proprio bello forte... Una cosa in più da caricare sulla bici. Ma è leggerissimo, è un cosettino così, sì. Giorgione, mica una roba, quindi, mica una tromba. Sì. 4,99€, campanello normale, proprio con la campanellina, tin tin tin, 3,28€, quindi io li compro tutti e due... Comunque, è una spesa irrisoria. E poi li testo. Ci stai? Sono soldi miei, dici sì. Sono soldi tuoi, va bene, compriamo. Va bene, compri. Compra. Allora, guarda, cos'è quella roba lì? Allora, no, sella ergonomica, no, sta fermo. Sella ergonomica morbida per bicicletta a larga cuscino addensato per bici da strada e mountain bike. Comoda e traspirante. Sì, modello poltrone soffà. Questo l'ho aggiunto io. Ma è inutilizzabile, non puoi... Ma volete la comodità? Ma non puoi arrivare, non puoi abbassare la gamba al punto morto inferiore, questo è troppo larga. Questo è il paradiso della natica, capisci? Il paradiso della natica. Cioè, magari poi non lo userò, però voglio provarla. Posso provarla? Sì, sì, no, prova. 22,88€, costa sarai poco. Seduto in punta di sella sicuro, non puoi pedalare. Tutto, a meno che non ti siedi... Dagli una chance. Una reclinata. Dagli una chance a questa sella. Su una reclinata poltrona. Può avere un senso. È una sella poltrona, mai provato, voglio provare. Magari di grande qualità. Sei comodo, che ne sai? Non, ho capito che sei biomeccanico. Sai cosa però... facciamo? Smontiamo uno sgabello e lo usiamo come sgabello. Quindi, così ha un quindi senso. Quindi dici che non ha tanto senso? No, provala, poi mi dirai, provala. Vai, provala. Compro. Ma è ancora lunga la sta lista? Lunghissimo. Allora, porta borracce West Viking. Guarda che un po' kitsch forse, eh? Plastica? Sì. Questa qui, voglio prendere questa qui, è blu. Con un po' di rosso, viola. Può andare più forte il blu col viola. Sembra anche leggero, così proprio... No, leggero, è plastica. Il punto è che... Magari è plastica anche di qualità, cioè costa poco, ma anche di qualità. Sì. Vi metterete dentro la borraccia piena, fare un po' di pavé, vediamo. Facciamo se si un po' di disconnesso, sì. Cosa vabbè, dici? Se tiene, 2,50€, va bene. 2,45€. Specchietto retrovisore, Giorgione. Altro strumento utilissimo. In bicicletta, per la sicurezza ovviamente, tu non c'hai uno specchietto retrovisore sulla bicicletta? No, è obbligatorio. Non è obbligatorio. Vabbè, lasciamo stare, obbligatorio o non obbligatorio. Sì. È uno strumento interessante, quindi abbiamo di due tipi. Allora, abbiamo quello che monti mettendo dentro il manubrio. Al posto del tappo. Al posto del tappo, bravissimo. E poi ce n'è un altro che praticamente è un pochino più grande, con il suo cinturino e glielo metti intorno. Costa niente, 2,54€. Io li proverei tutti e due. Ragione, voglio fare l'americano. Cioè, 3,39, 2,54, cosa sarà mai? Dai, acquista e acquista. Cosa sarà mai? Allora, qui abbiamo le luci. Beh, qui non puoi criticarmi anche le luci, Giorgione. La prima cosa sensata che hai detto oggi. Un set di luce, quindi luce davanti, luce dietro, 3,19€. Bestia, sono di più le batterie. 3,19€ te le tirano dietro? Sì. Questo da testare, assolutamente. Sì, questo sì. Prendi, no, qua sono d'accordo, nulla da dire. Acquista. Qui abbiamo un interessantissimo copri bici a 9,99€, scontato, praticamente è un telo, in teoria ti copre la bici quando la parcheggi in cortile, magari sta sotto ai piccioni, freddo, alla pioggia, non so, penso proteggia anche dalla pioggia, non so, Sicuro. Sicuro, Poi dai piccioni, esatto, piccioni, alla polvere, una serie di cose, Protegge i piccioni. Vabbè, protegge i piccioni. Se uno lascia la bici fuori.
No, ma interessante, Giorgione. Magari se, sì, allora, sì, se non va bene per utilizzarla per proteggerla, insomma, dagli agenti atmosferici, non solo. Si può usare per? Per caricare la bici in macchina, per caricare... Non lo so. Io lo prendo. Cioè, forse... Non so, non sono convinto. Non sono convinto. Lo prendo. Quella roba lì però non la prendi, che sto vedendo adesso. Ah, coprisella a 3 euro. No, Giorgione, coprisella a 3 euro... Sai chi potrebbe usare quel coprisella a 3 euro? Mia figlia Cecilia, che ha appena fatto 2 anni, sì, sai perché la potrebbe usare lei? Perché lei è veramente una pannolata. Però tra un po' non potrà nemmeno più usarla, perché sta iniziando a usare il vasino. Vabbè, non potrà nemmeno più usare. Se prendi quella roba lì, mi licenzio la GS in Italia. Non sono convinto, non sono convinto. Lo compro, acquistato. Giorgio, mi spiace, mi ci è andato l'occhio e... 3 euro non muore nessuno. Vabbè, dai, tanto questo video lo gireremo a gennaio. Che gennaio, Giorgione? Ecco, deve arrivare dalla Cina, c'è Natale di mezzo. Ma l'ho già comprato, facevo la finta, ma secondo te è già qua in studio. Giorgione, è un giorno bellissimo, è già arrivato Natale. È già arrivato Natale, non sei contento? Dove vai, Giorgione? Giorgione, dai, adesso vado a prendere la roba, dai che poi ti torno il sorriso. Eccomi qua. Ci siamo, Giorgione. Copre bene questo, eh? Allora, diciamo che da copribici anti-piccione e anti-intemperie si è rivelata una minigonna estiva. Non ci arriva. È una minigonna, Giorgione. Sai che i vestiti vanno provati prima di comprarli. Che li abbiamo presi su internet. È montato tutto sulla, vabbè, sulla ragno. Allora, copribici bocciato, va bene, va bene. Tiriamolo via. Avevi ragione tu. Olè! Ma che porcheria, Giorgione. Allora, intanto il coprisella che io ho comprato lo stesso. È un fondello. Essere... È un fondello. Capito, però potrebbe che poi essere si utile. Muovono tutti, si grattano le fianche. Aspetta, per 3 euro va bene, dai, tienilo qua, dai. Andiamo a vedere le cose più importanti. Andiamo a vedere le cose più importanti. Allora, le luci, la cosa che salta prima all'occhio. Funzionano. Luci classiche, ne ho preso anche una in più, guarda, perché costava 2 euro. Si accendono. Ok, si accendono, perfetto. Questo cos'è, un bazooka? Allora, questo è il campanello elettronico, attenzione, senti il suono? Potente. Suono forte. Cioè, è un bel suono, eh? Sì. Potrebbe salvarti la vita questo campanello, speriamo di dirla tutta. Un po' invasivo. Poi c'è il campanello, quello classico. Normale, classico, beh, tradizionale, che va bene anche questo, insomma. E tu pensi di buttare giù il rapporto in volata, invece ti parte il campanello. Esatto, parte il campanello. Posto è quello lì. Non è questo, ecco, purtroppo è così. Lo non specchietto. È lo spring shifting. Specchietti, allora, abbiamo preso tutti e due un po' lento. Come due? Sì, dove? Ho preso sia lo specchietto. Questo è uno specchietto? Sì. Ma è bellissimo guarda questo. Che roba. Più piccolino. Bello. Così faccio il confronto. Ma vedo qual è il migliore. Sai che se c'è una bici sottopeso e devi entrare nel peso io mettere questo accessorio? Hai capito? E così in volata controlli gli avversari. Visto, controlli se dietro c'è poi chiudi. Non so se è regolare però. Puoi anche farti le operazioni odontoiatriche da solo. Da vedere è bello comunque. Bello. Mettiamolo. Oh, poi andiamo avanti. Te che si spacca, sta attento. Cioè, il pezzo forte della bici. Il paradiso della natica, guardate che roba. Non volevo commentare. Guardate che spettacolo. Tu sai che ti siederei qui, cioè non hai possibilità. L'ho già provato, vabbè, non è proprio come me l'aspettavo, però insomma è una cosa diversa, Giorgione, da provare. C'è il portabarassi di plastica. Portabarassi sempre stesso marchio della sella. È un po' duretto, sì, non è proprio comodissimo, però vediamo, insomma. La vuoi provare veramente? Tra l'altro abbiamo usato la Ragno China, che si presta benissimo per questo tipo di video, Giorgione. Finalmente sì, la rispolveriamo dopo mesi. Non era abbastanza cinesata, va bene. Vabbè. Vai a fare un giro. Vado a fare un giro e poi ti do i miei feedback. Vai. Per fortuna che Edoardo Bianchi non era un chiaroveggente. Ci sarebbe rimasto male, secondo me. Ho mal di schiena. Che miseria. Ale, signora, ale. Eccomi qua. Quindi? Allora, diciamo subito che da paradiso della natica si è rivelata l'inferno dei lombari. Perché ho
i lombari dilaniati dopo aver pedalato 5 km. La roba avevo grossi dubbi. Però è bello la sensazione di essere avere la chiappa avvolta, però ho capito, però non puoi, cioè quando tu abbassi la gamba per pedalare, Giorgione, era una scommessa. Non c'è spazio per devi sederti in punta, se ti siedi in punta vanifichi. Ho sfidato le leggi della biomeccanica. Vabbè. Ho buttato via 27 euro, pazienza. Passiamo al resto allora. A cominciare dal campanello. Campanello elettronico mi ha dato molte soddisfazioni, sono sincero. Ho fatto spaventare qualche vecchietta. Si sente anche da lontano. Spaventato, ho sempre avvisato per la sicurezza. Basta proprio perché sennò ci denunciano. Anche il campanello fa il suo, beh, questo si sapeva. Campanello. Campanello normalissimo. Le luci non sono ancora scaricate, direi. Non è che ho pedalato tanto, però andrebbero provate, soprattutto questa qui anteriore, con il buio. No, non illumina niente. Cioè, sarebbe per farti vedere, ma non illumina. Ma va là, dove che illumini? Cioè, al buio non ci vedo. Però ti vedono, perlomeno ti vedono. Giorgione, per sta cifra. Specchietti? Specchietti. Ti dirò. Insomma, pensavo qualcosa di meglio. Soprattutto questo qui. Vedi poco. Carino, fashion, quanto vuoi. Piccolino, te ne fai poco, sono sincero. Questo qui è un pochino più utile, però pensavo... è piccolo. C'è. Pensavo qualcosa di meglio, però ci sta. Le dimensioni sono quelle che sono. Sì, va bene anche per limare le macchine quando superi nel traffico. Esatto. Quando stai sfiorando una macchina, gli dai una bella grattata con lo specchietto. Però vedo che il portaborracci è ancora lì, cioè non si è disintegrato. Sì, no. Allora, è un po' duro se tu bevi, vai a inserire la borraccia. È usa e getta la borraccia, se bevi una volta poi la devi buttare via. Però no, dai, poi si allenta, quindi sotto sommato anche lì, per 3 euro, Giorgione, va bene, per fare un test ci sta. Vabbè, in conclusione, a parte il portaborracce che va bene se non devi bere tutto il resto, ha senso comprare su questi siti cinesi spendendo poco o no? Non ha troppo senso, diciamo, perché alla fine sì, qualcosina di utile puoi trovare, però forse il rischio meglio... che poi devi spendere un'altra volta per ricomprare le cose che funzionano. Perché anche il problema delle luci è quanto poi riescono a tenere la carica, quanto tengono, non lo so, Giorgione, però era interessante fare un test, sì. No? Sì. Ci ha detto cose che... Io ero curioso proprio questa sera, ho fatto questo video solo... per la sella poltrone sofà, ti sono sincero. Cioè, veramente. E adesso dove ero troppo questa? Curioso. Questa diventa la nostra mascotte. No, la monto sopra uno sgabello, secondo me è la cosa più utile che può funzionare. Questa sella, secondo me, su uno sgabello ha un senso. Vabbè, ragazzi, siamo alla conclusione di questo video un po' strano, diverso dal solito. Il messaggio penso che sia passato, per alcune cose è giusto spendere, per altre meno, anche se sono prodotti low cost. Niente, se il video vi è piaciuto vi ricordiamo di mettere like, commentare, non c'è resta che dirvi. Sapete cosa non regalare ai vostri amici a Natale. Però ciao. Questo ragazzi, questa è una soddisfazione. Ragione! No, scusi, no, stavo scherzando.